Un attimo e torno subito. Allora, Getty Novelit, eccolo qua. E eccoci qua, bentornati. Non ho trovato i taralli, purtroppo. Cioè, è confermato che i taralli fossero finiti, però vabbè. Però ho trovato delle bruschette multicereali, quindi... Non sono taralli, però. No, no, i taralli salati. Che quando mi fanno male i denti, perché stanno uscendo i denti del giudizio, mangio le cose. Mangio le cose dure. Come i taralli e robe del genere. Ne ho trovato un estate, nice. Mangia, mangia, perché tra poco non puoi farlo. Bene! Allora, what kind of pointer are you using? Mouse. New game. Ah, ditemi l'audio se è troppo basso, eh. In caso lo alzo. Ah, ma si fa tutto col mouse sto gioco. Bene. Huh. Bene. Oh. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute, if you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black, if you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it, if you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view, starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Okay. Huh? All right. Oh no. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry. I'll save your progress always, even your mistakes. Okay. This game is a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. No! The author of that game was Jason, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B-games. And B-games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together. Un attimo solo. Che non ho cambiato la categoria. Ok. Eccoci qua. Eccoci qua. Ciao bro, benvenuto. L'hai avviato davvero? È per forza. Era dimenticato di refreshare, non partiva la live. Oh dai, davvero, si deve per forza refreshare, sennò non parte. Strana sta cosa. Comunque ditemi se l'audio va bene. Oh. Ah, Ambrogio. Allora. Ah, il fatto che sia tutto fatto col mouse è incredibile. Ah, mi dispiace Last. No. Oh, no, vaffa Ambrogio. Ah. Ok. E ok. Olè. Ok, aspetta. No, 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 no. Fuck. Ovvio. Sempre sprofessionista. Eh.
Ma porca di quella miseria! You just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. E poi perché questo tizio è in un pozzo? Cioè in un... No. Perché è in un calderone sto tizio? Aspetta. No, e va dai, però. Allora. Niente. No, dai, non farei mai una cosa del genere. Mi posso arrabbiare un po', irritare, però. Oh, oh, oh. Ok. Aspetta, secondo me qua devo fare la stessa cosa. Un pochettino. Ok, un pochettino. Solo un pochettino. No, 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 un pochettino. Ok. No, 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 no. Ok. Ah, ma porca. No. Ok. Ok, giù. Ok. Ok. Oh, dai, dai, cazzarola. Ok. In a certain way, sexy hiking is the perfect game. Ok, resto così. Grazie per aver seguito questa live. Ci rivediamo nella prossima live. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. That act of climbing in the digital world or in real life has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress. Una sega, giusto? Some cliffs are too sheer or too slippery. L'ascensione. The player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Beh, dopo questo proverai Jump Knights. Non lo so, che gioco è? Per diventare un po' lo game player servono due equidici di ergo smisurato e grosse zinne. Ciao Ardux, alla prossima, grazie per essere stato con noi. Ma porca troia. Dai, stavo di cadere per tutto il cacchio di globo. E invece. Ok. Non ho il caffè! Damn it, caffè! Ma no, immagino gli speedrunners di sto gioco lo conoscono proprio a memoria. Esistono, esisteranno malati speedrunner di sto gioco, sì. Ah, oh, porca di quella. Sorry about that. Ma porca. Quindi poi mentre ci giocava ha guardato uno speedrunner. Sì, esistono. Immaginavo. Jump Knights è getting over it, ma si salta solo. Ah, ok, bene. Se qualcuno di voi è abbastanza cattivo da regalarmelo, sì, altrimenti non penso. Allora, E con questo non vi sto invitando a farlo, eh. Risparmiate i soldi. Andatevi a mangiare la pizza. E quando mangerete quella pizza pensate alla mia... A io che sono tranquillo e felice. No. Ok. 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 Oh no! Fuck. No! Ok. Oh, ma porca. Ok. Ma chissà quanti bug ci sono. Oh, Rob! Benvenuta! Benvenuta! Benvenuta al raid! Ragazzi, facciamo una corretta per far porcare Bear. Bene! Rob, grazie! Pog.
È bello che alla fine si stanca sempre e va solo di Pog. Ti ringrazio tantissimo, Rob, per esserti abbonata per 8 mesi, oltre a tutti i regali che hai fatto. Con tutte le subscription che hai regalato. Grazie. Oh, naccia la miseria. Ok. Ma porca. Ma porca. Beh. Vabbè, niente. E poi se non ricordo male, dalla fine puoi cadere anche fino ad arrivare qua, giusto? Ma porca miseria. E poi è bello che in 4K. Guarda che sbuca. Mandi Rob. Ciao. Smoking Break. Benvenuto nei permaneocci. Ah, è che ci giochiamo solo oggi a sto gioco, eh. Poi basta. Oh no, dai. Già mi sono scocciato. Se vogliamo dirla tutta. Mi fa male il braccio. Allora. Oh. Oh. Allora, aspetta, no. No, ma sei un... Beh, se lo giochi solo oggi rimaniamo bloccati qua. Eh sì, non ho la minima intenzione di finirlo. Yeah, e infatti Rob, esattamente quello che hanno detto. Ti ricordi male, Bear? Cosa mi ricordo male? Vedo l'ombra di uno sciogliere nei tuoi occhi. E poi mi sto vedendo tutti i video di Vadivivia. Quanta lore che c'è in quel gioco. Oltre quella ovvia, dico. Ok. Ah là là. E poi tutto è capire per bene il meccanismo. Perché c'è un meccanismo, è comunque un gioco per computer. Cioè, nel senso, è un videogioco, non è a caso. Un meccanismo c'è sempre. Ci sono delle regole. Tutto è capirle. Altrimenti non ci sarebbero gli speedrunner. Se fosse davvero Chaos. Ok. Cacchio fai? Un po' più di qua. Infatti. E infatti. Ok. No! Tipo Pippo. I'm Pippo. Oh. No. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. Ah, questo sarebbe sexy hiking. A lot of people never got past it. Ma porca troia. And you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them. Once you have the correct method, or the correct equipment, or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Ma porca miseria. E infatti qua il tizio te lo dice proprio, che il gioco è fatto per essere finito. Quindi si può fare. È un casino, devi solo capirne le sue regole. No. Poggiami delicata. Ok. Ok. Oh, e dai.
I speedrunner sono maestri di fare le cose a caso ma veloce. Oh no, vedo con la coda dell'occhio vedevo sto tizio che si abbassava e non mi piaceva. No, ma porca miseria. Oh, it happened again. Keep on trying, don't let it get to you. No, no, tanto non ho intenzione di finirlo, Bush, fuori campo. Quindi, fotte poco. Probabilmente sono arrivato qui perché non mi interessa minimamente finire questo gioco. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. Beh, la cosa che amo di questo gioco sono proprio ste stupidaggini. Oh no! Vedi? Voi me l'avete regalato per farmi incazzare. Io non mi incazzerò neanche tanto, così ci perdete lo sfizio e non mi regalate più giochi del cavolo. Allora! Ovviamente sto scherzando, bro. Io ti ringrazio ancora tantissimo per avermi regalato questo gioco. Già solo per avermi fatto scoprire che si usa il mouse! Porca miseria! Io pensavo si usasse WASD. Ah, ma porca. This damn sexy hiking. Oh no! Fuck. Giusto un poco, ok. Mannaggia. Sebbene non si incazzi, gli regalo Jump Knight. Il tizio del calderone è quello che ti fa. Ah! Ok! Bello! Oh, chi è? Flying 040 0404, benvenuto nei Berbagliocci! Allora. Ah, mannaggia. Allora, secondo me. No, c'ero quasi! C'ero quasi! Ok. Allora. E dai, no, no. Look at me! So good! No. 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 Cattivo tizio pentola. Faccia il bravo, eh? Ok. Ok, I'm Swedish. Hi, flying 0404. I'm Italian. I'm not Spanish. Spanish sounds like Hola cabron, il giro sul pra. Instead, this is Italian, that it's more like pizza! Yes, very maccheroni! Capito? It's a little bit different. Welcome! Welcome to the stream! Yeah, more pasta and more pizza thrown out in there. Very maccheroni indeed. Yeah, use more hands. Spanish peoples. Spanish people don't use hands, but they use the body. They are more like, uè! Italians are more like, uè! Capito? Hola, soy de Suecia. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. Ma infatti But I questo couldn't mo bring come lo myself fa? to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle
was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains. No, come, how do I zoom out? And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. No, I don't know that. I don't know that. CTRL? No. Control. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. Porca. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Ah, CTRL. You piece of shit! You got me. You got me. No, you did well. You got me. You got me. Well, I'm not going to actually finish it. I'm just trying it out because they gifted it to me. I'm not going to finish it, but nice one. Nice one. Vabbè, tanto ce ne arrivo subito, suppongo. Aspetta. Ma che cacchio faccio? Come ho fatto l'altra volta? Aspetta. I just go random. Don't go. Clip. Did you have came long? Sorry, my English bad. No, 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 don't worry, don't worry. I'll get back there very soon. Very fast, I mean. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument. No, and then later discovered that they stavo pure credendo che dovevi fare zoom. Ci ha fregato tutti. Questo mi ricorda Mario Maker, come tutti e tutti vogliono fare un livello difficile di Cristo dove devi fare i salti di centimetri per gioco che non doti questi livelli non ti diverti più. Infatti. Mario Maker è fenomenale, però il problema di Mario Maker è che o ci sono giochi livelli super difficili o ci sono livelli tipo artistici. Non c'è una via di mezzo certe volte. Oppure ci sono le cose facilissime fatte da persone che probabilmente sono piccoline e robe del genere, che fanno cose super mega facili. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech known at the time as the father of B-games. And B-games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely. And they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building than as hobby. E poi chissà perché. I don't know why, but a lot of people came here and then they don't know to speak Italian. I don't know why. Maybe it's a sign. Maybe I should start to stream in English. A lot of more people will come, maybe. I don't know why, but I stream in Italian and so many non-Italian people came to visit me. Oh, shit, okay. Just yesterday. An American guy came. I need to go, but I will stay. Follow it because I trolled you and I will watch another time. Thank you, Flying. Bye. Have a nice day. Or evening, I don't know. I mean, the time is not that different from in Spain. No, Spain. Wait, you are not Spain. You are in Sweden. Anyway, when you start sexy hiking, so. Not super.
not super diverso. Beh, not much difference in the time if I don't get, if I recall it right. I spent a lot of too much time to say that sentence, but non proprio, secondo me qualche ora avanti. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Oh no. Vabbè, comunque quella parte non sarei mai riuscito a farla, quindi. O sarei caduto di nuovo comunque. Oh. Mai dire mai. Dici. No, io non ce l'ho la pazienza di finire sto gioco, ma soprattutto adesso che c'ho quest'ansia che un poco alla volta sto togliendo, ma c'ho ancora l'ansia di giocare e di finire i giochi, e quindi perdere, tra virgolette, perché non è perdere tempo, però, tra virgolette, perdere tempo in giochi del genere, non c'ho la pazienza in questo momento. Ah. E poi pure lui dice no. Tutto è possibile, l'impossibile richiede solo più tempo. Il tizio saggio su internet. Ciao, signor Tenontesodi, grazie per essere stato con noi, alla prossima. Aspetta, perché lui è svedese, è svizzero. Ah, ho capito, fosse svedese, non svizzero. Forse ho letto male. Avevo capito che fosse svedese. Ma porca. Poi il creatore non voleva farlo frustrante. Ma è palesemente fatto per essere frustrante. Già i suoni. Porca troia. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration. A real punch in the gut. E poi scusatemi, com'è che si prende un good ending o un bad ending? Tanto non ci arriverò, quindi potete anche dirmelo, non è spoiler. Se non hai intenzione di arrivarci. Quanto comunque me lo andrei a vedere su YouTube. Cioè, no, su YouTube, su Wikipedia, non mi mette manco a vedere un video, me lo andrei a leggere. Sorry about that. Cosa? Quando dici una frase con parole che si contraddicono ma aggiungi altre parole che diminuiscono la contraddizione, I'm smart. Oh! Ok, aspetta. E poi perché c'è un caffè? No, aspetta. Caffè però. Ok, grazie. Non c'ho abbastanza spazio sul mousepad. Ma porca. Allora. Ok. Ok. No. Wait. Ok.
porca. If you need to take a break, it's okay. I've saved your progress. Ah, thank you. Beh, in realtà nel trailer del gioco lo sviluppatore dice: ho creato questo gioco per certe persone, per fargli del male. Ah, ok, perfetto. Quindi è fatto apposta. Quindi è cattivo. Perché dice le bugie. Oh, I almost. Keep on trying, don't let it get to you. Don't think so, my friend. Ok. Ok. Vabbè, niente. Vabbè. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. Chissà se esiste davvero questo Mary Pickford. Oh, shit. Penso di no. Oppure... Ah, ma porca miseria. Ok. Ma porca. Quindi lo scopo del gioco è far... Ah, esiste davvero. Però non penso che la citazione fosse proprio quella. O sì? Ok. Ma porca miseria. Che dopo, giusto per sfizio, magari me la vado a vedere una speedrun di sto gioco. Mi fa male il braccio. Oh, ho visto come si fa il bad ending, che non capisco se è ufficiale. Praticamente ti puoi incastrare nell'ultimo ostacolo e devi ricominciare il gioco da zero. Davvero? Dai, questa è proprio stronza sta cosa. Ma stiamo prendendo per il culo? Quando i giochi ti prendono per i fondelli lo amo tantissimo. Infatti non vedo l'ora che esca la nuova edizione di Stanley Portable. Poi non so se è già uscita, mi sembra di no. Per giocarlo. Che... Ok, allora, prima come cacchio ho fatto qua? Oh! Oh! Look at me! Look at me! Obstacles and sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a fuck! game. Fuck! Okay. Yeah. No, 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 no! Ma porca puttana! Non sapevo si potesse cadere da là! Mannaggia! And it would usually turn out to be unreasonably hard. All right. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault, as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Ah! The soul would have no rainbow had the eyes no tears. John Vance Cheney. Ok. Ma porca. No, 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 no. Go down. No. The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. Giusto. Per quello che dice qua è vero, quell'ostacolo è difficile perché non ci riesci come player, non perché il gioco è fatto male. No, sì, è vero. Eh sì, un incessante preso per il culo. No, ma infatti io gli do ragione. Cosa ho detto prima?
Ho detto questo gioco non è random. È difficile perché non capisci bene come funziona, ma il gioco ha una sua cavolo di logica, ovviamente, che altrimenti come non ci sarebbero gli speedrunner. Sta semplicemente al giocatore capire la sua logica. Molti giocatori potrebbero vederla: oh, bad player, come ti permetti? Io non sono un cattivo giocatore. Ah, porca di quella trozzola. Ok, ok. Però cattivo giocatore non si intende come cattivo giocatore in generale. È semplicemente un giocatore che non ha capito le regole del gioco. Ma porca miseria. Ok. Ok. No, 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 no. Ok, aspetta, facciamo così. No. Ma porca. Vedi? Perché se sai giocare, fai un sacco di play fighe. Ma è... Sì, ma infatti, sì, ma l'ostacolo fino a cui ti puoi bloccare è colpa del player, right? In sintesi, mannaggia Putin. È sempre mannaggia Putin. Che manda le spie russe ad ammazzare la gente. Non si fa Putin. Bad di da, bad person. Oh, ok. Amo, devo capire come cacchio si fa qua. No, 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 no. Sempre che non arrivi un altro svedese a trollarmi. O svizzero, non lo so. Basta che non è Novi. Porca... Avvicina ste bra... Ok. Oh, qua è frustrante perché non si muovono ste cacchio di braccia. Allora, ok. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quicksand cement. Il gioco mi fa venire voglia di giocare a Celesti, sai, no, qualcosa di divertente. Esatto! In the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. No! Cazzo. Allora, aspetta. Ok, scendi giù, scendi giù. No, 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 no. Ok. You know, a good experience. Ah, ma tu l'hai giocato, bro. Ma porca. Aspetta. Oh! No! E poi guarda come si piega la... Cioè, poi il fatto che ci siano, il fatto che il legno effettivamente un poco si piega, cioè ti fa capire quanto sia fatto bene sto cacchio di gioco. Per quanto sia incazzoso, eccetera, sto gioco, ma sarà fatto proprio bene a livello di design. Mannaggia. Non si capisce una mazza, ma è fatto proprio bene. Purtroppo l'ho finito 5 volte. Davvero? Ma sai che pulire i dentriti del cane mi sembra una cosa positiva. No, aspetta, cosa? Ma porca. Allora. Ok. Ok. Oh! Che è
successo? Ciao, beh, grazie per la live. Jessica Ruotolo, grazie a te! Jessica, scusami. Jessica Ruotolo, grazie tantissimo a te! Scusami se ti ho sbagliato il nome. No! La punizione per averti sbagliato il nome! You've done this part before. You know it's possible. Just do what you did the first time. Vabbè, niente. Ti ringrazio tantissimo! Grazie per la donazione! Oh no, 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 no! Mo stiamo cadendo giù. L'emozione della donazione. Beh. Ok. Ok. Slow and easy. Ok. No, I said slow and easy. Not rushed. And porca miseria, sto cadendo. Avete un server di Minecraft? Se non erro sì, lo stava facendo easy. Oh. Non so com'è finita però. Ok. No, 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 no. Ok. Vedi, quello un po' alla volta capisci come effettivamente si fanno le cose, come in tutti i giochi. Un po' alla volta. Ma porca miseria. Nah. Ok. No. No. Ma porca miseria. Ok, no, 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 no. Ok. L'albero che vedi a sinistra è fasullo. Quale albero? Ah, tu dici quello, quindi devo fare attenzione là a non cadere. Ho capito quale dici, quello sopra. Tu dici, vabbè, ma appoggio là, invece no, poi cadi. Che figli di... Ma porca... Ok. Vabbè. Vi ringrazio tantissimo per... No, vabbè, non fa niente. Vi ringrazio davvero tantissimo per aver visto questa live. Ringrazio ancora tantissimo Bro per avermi regalato questo gioco. Molto molto carino, ma non fa per me. Quindi sì. 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 It's not a bad game. I'm a bad player. Quindi vi ringrazio davvero tantissimo per aver seguito questa live. Oggi finiamo un po' prima perché mi sento un po' stanchino. A parte che Getting Over It mi ha ucciso il braccio. Quindi... Ah, vedo infatti che c'hai Get Over The... Hai preso l'achievement Got Over It For Real This Time, che hai raggiunto la montagna due volte. So Over It Reach The Top Of The Mountain 50 times. Mamma mia! Il mio piano diabolico è fallito. Ti ringrazio lo stesso, bro. Ti ringrazio lo stesso tanto. Insomma, prima vi regalo un panino. Oh, grazie, Rob. Grazie per il cheer. Grazie. Sempre gentilissimi siete. Satlex, ciao.
Wait, what? Volevo dirti che sei un grande e che mi hai sempre divertito fin dai tempi della Yoga Box. Oh, grazie Jessica! Grazie! Oh, sono felice di essere stato d'aiuto, di averti fatto divertire, di averti intrattenuto in quei tempi. Guarda che si dice Young Box! Ti ringrazio ancora tantissimo, Jessica! Sei tu la grande che per queste donazioni, grazie, grazie. E con questi ringraziamenti sia a Rob che a Jessica, Beren neutrale. In che senso Beren neutrale? Tre amici hanno aggiunto Get Over It nella lista dei desideri. Tre pazzi. Perché vi fate questo? Quindi, ancora, vi ringrazio davvero tantissimo. Anche a tutti quelli che hanno semplicemente seguito la live e parlato un po' con me. Quindi, ancora, grazie tantissimo per aver seguito questa live. Ancora grazie a Jessica per le sue donazioni. Ancora grazie a Rob per i cheer e per la subscription. Beh, vabbè, per essere ridiventato una bevonaccia ufficiale. Una cifra per completare il gioco 50 volte è il tempo di disegnare la mia tomba. La disegni con Get Over It. Quindi ancora grazie. Live finita. Oh, what? Vieni, sei un grande. Ah, grazie ancora, Jessica. Grazie. No, ci finisci prima di finirla, giusto? Buonanotte Starlex, buonanotte a tutti, grazie ancora tantissimo Jessica, ti ringrazio davvero tanto. E ancora, alla prossima a tutti, ciao e ancora tanto grazie, ciao. Poi non c'è manco una canzoncina, non metto una canzoncina, che ci prese quei minutini, no? Di fine live, c'è quella canzoncina, no? E mettiamo, che ne so, allora, canzone perfetta. Aspetta. Mannaggia, non la trovo. Eccola qua. Sto ballando, non si vede, però sto ballando. Le foche è di Kirby. Jessica, ah, grazie ancora, WTF, grazie. Grazie ancora tanto. Alla prossima, ciao a tutti. Tanti bacioni a tutti. Muah!